Una nomina che arriva nel momento più complicato, complesso, dalla vicenda romana alla vicenda salernitana, ma l'UDC dove va? L'UDC in questo momento, per quanto riguarda il livello romano, è chiaramente nel centrodestra, almeno stando alle notizie che abbiamo tutti e che leggiamo sui giornali o apprendiamo dalla televisione. Per quanto riguarda Salerno, qui c'è da rifondare l'UDC, perché ripartiamo da zero. Comunque è una fase delicata questa per il Comune di Salerno, per la nostra città, perché tutti sappiamo le difficoltà che sta incontrando la città, la disoccupazione, il lavoro, l'epidemia che si fa sentire. Ma anche l'UDC qua. In questo momento a chi guarda? Guarda al centrodestra, guarda ai schieramenti civici? Cioè... Per il momento l'UDC... Allora, i movimenti civici sono importanti, però sia ben chiaro, hanno un ruolo importante i partiti, perché è sui partiti che occorre puntare di nuovo. Senza i partiti non c'è la politica e quindi è importante il ruolo che può giocare l'UDC, che è un partito, diciamo, di moderati, un partito che può creare l'equilibrio all'interno delle varie coalizioni, può essere un punto di riferimento. Ecco, noi dobbiamo riguardare di nuovo al ceto medio, ai moderati in questa città, che sono un po' spariti dalla scena politica, che hanno svolto un ruolo importante negli anni passati e che debbono continuare a svolgere. Per quanto riguarda poi più specificamente, io ho capito la domanda un po' che insomma ha tentato di farmi, dove va l'UDC a Salerno? Noi prima di tutto riteniamo che si debba fare una sintesi, ci siano troppi candidati e con troppi candidati non si va da nessuna parte. Poi ci sono troppi che si sono autocandidati e noi invece abbiamo bisogno di qualcuno che venga candidato. E quindi non guardiamo tanto alle autocandidature, ma badiamo ai programmi e a qualcuno che venga candidato e che rappresenti la sintesi di tutti questi movimenti, anche civici, che sono importanti, ma più importanti sono i partiti.